Ciao a tutti e bentornati su Alien Isolation. È il primo gioco che su questo canale porta avanti con così tanta costanza in modalità single player. Io ringrazio tutte quelle persone che insomma mi lasciano i commenti nei vari video in cui dicono che insomma questi commenti vi siano piaciuti e questi insomma gameplay in generale. Sicuramente Alien Isolation è un gioco veramente veramente molto bello, ma soprattutto è un vero tributo al film della saga. Questo non mi stancherò mai di dirlo. Io sono andato molto avanti rispetto all'ultimo gameplay che avete visto, ovviamente non ho potuto commentarvi tutto perché insomma il gioco è, devo dire, molto lungo, e poi è anche molto lungo in funzione del tipo di gioco che è. Non so se, metto un attimo in pausa, avete mai giocato a Skyrim. Skyrim è un gioco dove puoi fare decine di ore in tutta tranquillità, sembra quasi di giocare a carte. Questo non è un gioco di questo tipo. Alien è un gioco dove stai costantemente con l'ansia. Quando non ci sono gli alieni, ci sono gli androidi, per fare un esempio. Quindi comunque sia un gioco dove la modalità stealth vuol dire molto, giocato con le cuffie, sentite tutti questi rumori, quindi come ho detto, giocarci, sì, io sono arrivato a circa 18 ore, giocarci così tanto, insomma, non è banale. Detto questo, io sono arrivato al reattore principale della stazione di Sevastopol, e ahimè, quello che ho trovato appena entrato mi ha lasciato un po' perplesso. Lascio vedere a voi cosa ho trovato. Se pensate che questo sia un nido di alien, ebbene sì, lo è. Io spero vivamente, e credo proprio che lo sia, che il reattore sia nucleare, perché la cosa migliore arrivati a questo punto è far esplodere tutto. Se vi riesce, giocateci con questo titolo. È un titolo che assolutamente merita. Abbiamo anche scoperto dove era dunque finito l'equipaggio. Era finito laddove serviva per aumentare le file degli alieni. Questi parassiti sono cattivissimi, sono quelli che ovviamente fanno uscire l'alien, perché questi parassiti vi si attaccano in faccia e poi praticamente utilizzano, ho sentito un rumore, utilizzano l'essere umano come ospite da cui poi successivamente far uscire l'alien. Ok, va bene, procediamo. Attiva, premi D, premi S. Se da ognuna di quelle persone è uscito un alien, io credo proprio che qua, da questo momento in poi, sarà un vero problema continuare a giocare. E partono i rumori inquietantissimi. Poi giustamente qua si cammina nell'acqua, no? Sovraccarico del nucleo beta. Mi sembra la cosa più normale del mondo, sovraccaricarlo. Eccolo là. Vado a fare un bel po' di strada. Chiudo le comunicazioni. Che poi quest'acqua sembra quasi baviccia, ho paura. Lasciamo passare quell'alien. Se sono... sono ovunque. Poi con questi rumori che mi rimbalzano nelle cuffie sembra veramente che... che ce l'ho dietro. Ok. Ora, a cosa serve un rilevatore con tutti questi puntini? A niente. Assolutamente a niente. I parassiti sono letali, l'ho provati sulla mia pelle.
se ti si attaccano è la fine. Ho paura di utilizzare le lanciafiamme perché mi ha visto? Io dico proprio di sì. Ciao, amico mio. Come non detto. È ancora viva. Incredibile. Lo sento. Io credo di aver sbagliato strada. No! Così adesso, oltre a dover riconoscere il rumore dell'alien nei condotti, devo anche saper riconoscere quando mi sta arrivando un parassita in the face. Ok, complimenti. Sorpassare questo pezzo sarà di una difficoltà sconcertante, anche perché i punti dove salvare sono ridotti veramente al minimo, proprio sindacabile. Al minimo sindacale, ecco. Diamo fuoco a questo qui. Ok, tra l'altro ho trovato in offerta su Steam BioShock Infinite. E quindi vabbè, vorrei finire Alien prima di cominciare quel gioco perché ho visto ieri sera l'introduzione, mamma mia, sei fantastico. Avrei anche un altro gioco da provare, tra l'altro uscito a luglio o a giugno, non mi ricordo. Anche quello l'ho trovato in offerta sullo shop della Square Enix, che si chiama Murder Soul Suspect, una cosa del genere. Sembra interessante, è un gioco quantomeno diverso da quelli che sono abituato a giocare. Questo pezzo lo faccio insomma abbastanza tranquillo perché l'ho già fatto tipo 3 volte. Il problema è arrivare tipo qui, questo sovraccarico del nucleo beta che non ci sono ancora mai arrivato. Che poi il problema sono i parassiti. Il problema sono quelli, i parassiti che arrivano quando meno te lo aspetti e te per ucciderli fai rumore e richiami l'alien. Ovviamente questo posto è pieno di alien, letteralmente colmo di questi xenomorfi cattivissimi. Eccolo là. Ero sicuro di averlo preso. Non ci credo. Ora, con 3 strade, io come faccio a sapere da dove arriva questo alien? Che poi dici, una volta utilizzavi il rilevatore, ok? Una volta utilizzavo il rilevatore, adesso non lo posso utilizzare il rilevatore con 4 puntini costantemente sullo schermo. Ok, va bene, che devo fare? Riproviamoci. Ormai è una questione di principio, questi alien devono saltare tutti quanti in aria. Poi ci deve essere una regina per riuscire a fare tutte queste uova. Ok,
Questi sono tipo alien soldati. Trovato un po' di miscela. La miscela è praticamente il carburante, sì, diciamo, le cartucce del lanciafiamme. Questo rumore non sapevo se erano i miei passi o... Eccolo, non erano i miei passi. Non le vedo nell'acqua. Cioè, mi si era bloccato un attimo, quindi ho fatto ripartire il gioco, ma tanto quando andrete a vedere questo video non credo che ne risentirete. Tanto sempre qui dovevo spawnare. Ok. Quindi abbiamo iniziato l'avventura con un alien che ci rincorreva in un ospedale. E ora finiamo in un reattore nucleare praticamente con un nido. L'ho ucciso. Non si muove, direi di sì. L'importante è non correre. Dov'è? Eccolo là. Dov'è? Via. Voglio una scena finale con un tipo una mega esplosione nucleare. Ma come sono fatti bene? Sono identici a quelli del film. Anzi, qua sono ancora più belli. Sono più realistici. È sempre meglio stare abbassati perché qua appena ci si alza il rischio è che ti vedano. Poi ci avete questa sensazione, non so se voi che guardate il video su YouTube lo percepite, ma c'è come questa sensazione di passi costante dell'alien. Questa non capisco se è acqua o se è tipo baviccia. Ora qua arriverà il classico cattivissimo parassita che richiamerà l'attenzione di un alien. Devo andare qui? No. Ciao. Non hanno più neanche paura del fuoco questi, oh. No! Ce l'avevo un altro dietro, ma quest'ultimo pezzo è davvero difficilissimo.
Davvero, davvero difficilissimo rispetto a tutto l'altro. E oltretutto è anche inquietante. Molto inquietante. Che poi è un crescendo, no? Quando pensi di esserti abituato all'alien, ecco che ne arrivano tanti. Infatti Apollo lo diceva che c'era ancora, che la quarantena doveva essere messa in atto. Lo sapeva che qua c'era questo affare. Ce lo poteva dire un pochino prima. Che qua c'è un po' di carburante. No, non c'è carburante, come non detto. Dov'è? Eccolo là. Vedi, inizio a capire anche quando stanno per arrivare i parassiti. Destro, tasto sinistro e via. Chiudere comunicazione. Meno male. Penso se non ne chiudeva. Colonnello che ti sta cercando e il tizio ti dice: ciao Ripley, ci sei? C'ero, adesso non ci sono più, la risposta sarebbe. Va bene. Che ti viene proprio da voltarti ogni volta, anche se mai questo pezzo l'hai fatto 100 volte, ti aspetti che da un momento all'altro gli ci sia un alien. Io non posso non dare fuoco a questo parassita. Il problema è questo. Eccolo che è sceso. Finirò mai questo pezzo? Dai, davvero, lo finirò mai questo pezzo? Inizio ad avere dei dubbi. Inizio ad avere dei dubbi. Sono ovunque. Dai fuoco a uno e ti arriva un altro. E ogni volta non puoi neanche correre per, insomma, fare anche prima, perché appena corri ti sentono. Per sbaglio avevo preso una granata acustica. Potrei utilizzare effettivamente le granate acustiche per dirgli di andare via in un'altra direzione. Chiudere comunicazioni. Stavolta non mi voglio girare, guarda.
E fu così che proprio questa volta che non mi giro mi vedo spuntare una coda dalla pancia di Amanda. Ma non ci credo! Non ci credo! Basta! Voglio farvi saltare tutti quanti in aria! Con un'esplosione così enorme che si sente dall'altra parte della Via Lattea! Così. Cos'era questo rumore? Era tipo l'uovo che faceva effetto palloncino. La cosa migliore era salire sulla Torrens e dire ciao ciao. Chiudo le comunicazioni. Spoiler di quello che non avete visto. Un sacco della fatica che avevo fatto nei gameplay precedenti controllare era quello di lanciare l'alien nello spazio. E c'era riuscita. Spedito nello spazio insieme a un intero laboratorio. Comunque ribadisco, qualsiasi persona in questa situazione sarebbe morta 100 volte di infarto di fila. Io la vedo così. Posso anche camminare ormai, tanto qua darò fuoco al parassita. Arriveranno l'alien in massa. E io non saprò più da che parte arrivano. Adesso inizierò a sentire pum, un alien che cade da condotti. Ce l'ho dietro. Nemici vicini. Ma dai, non l'avrei mai immaginato. Ci deve essere una tastiera. Non c'è corrente. Ma come non c'è corrente? Cioè, guardate quanti ce ne sono. Ce n'è uno qui nelle vicinanze. Molto vicino. Incredibile. Incredibile.
Come faccio qua a far tornare la corrente? Non ce l'ho con te. Per sicurezza. Ecco come faccio a far tornare la corrente. Credo che sia questo il dispositivo. Ma non va. Come faccio a usarlo? Non si può, non si può usare. No, questo... mai visto, complimenti! Cioè, io ho finito anche ormai il lanciafiamme perché... avevo un bel po' di scena, ma l'ho quasi tutta finita. Eccolo qua. Per carità, ripristina la corrente. Via, via. Ma l'ho sentito. Va bene, riproviamo. Vai. Eccolo là dov'era. Non mi dica che entrano pure nei condotti perché... Vai. Torna al reattore centrale? Un'impresa da niente! Pensavo di avercelo dietro, non davanti. Ce la puoi fare, Fulmi. Li puoi far saltare in aria tutti. No, devo andare qui. Tastiera. Almeno funziona qualcosa ancora, perché con tutto...
questo materiale organico nelle pareti. Mi stupisco della cosa. Io parassiti in tutti i sensi. Infatti era impossibile che non finiva con gli alien questo gioco. Era tipo 4 ore di gameplay, credo, che giocavo senza alien. L'ho ucciso, sì. Ora, con tutti questi rumori, chi ce vuoi riuscire da questo buco? Strano posto per trovare un punto, un telefono, no? Vai. Con molta fatica sono riuscito ad uscire da quel nido. Dico molta fatica perché la cosa più difficile è stata riavviare il computer più volte, fino a che il gioco non ha deciso di arrivare fino a questo punto, perché si bloccava, non so perché. Ora devo sovraccaricare il nucleo alfa e il nucleo beta. Questo è il reattore. Non ho idea se qua ci sono anche degli alien oppure no. Dove devo andare? Occhi iniettati di sangue, quindi direi di prendere questo. Carica. E spara in testa. Anche con gli androidi hanno fatto un lavorone per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Ok. Secchi tutti e due. Ce n'è un altro.
quanti siete voi androidi? Cioè, io oltre all'alien devo far secchi anche gli androidi che dovrebbero aiutarmi invece. Da dietro. Non ci voglio credere. Devo aspettare che questo coso si carichi. Ma tutti con me ce l'hanno. E dai, voglio semplicemente far saltare in aria con tutto il reattore. Ce l'hai fatta a crepare alla fine. Niente, non ne posso più fare. E te fucile a pompa. Vediamo un po' se qua c'è qualcosa di utile. Allora, vai! Sovraccarica questo nucleo. Per carità, fai esplodere tutto, tutto! Prendiamo questo che meglio tenerci lanciafiamme nel caso ci siano gli alien. Però anche contro gli androidi, cioè lanciafiamme non serve granché. È molto più conveniente utilizzare quella specie di fucile. Anche perché ho scoperto che questi androidi erano impazziti già da un po'. Ah, eccolo qua. Credo che sia questo. No, non è questo. Dove devo andare? Vediamo un po'. Oh, eccolo qua. Ah. Ok, vediamo un po'. No. Ok, vai. Ora dove devo andare? Dall'altro lato. Cioè, guardate che grafica questo reattore che sta per esplodere in massa. Usa la freccia per... Questo non l'ho mai fatto. Che cos'è? Per ribilanciare i valori. Usa freccia sinistra. Ah, ok. Sì, ma come li bilancio i valori? 18,5. Devo fare tipo 18,59? Ok, sovraccarico del nucleo beta. Vediamo un po' da dove devo andare. Dall'altro lato. Che poi alla fine per entrare in, diciamo, nella zona Apollo, avevo dovuto lasciare tutte le armi, quindi queste armi le ho riprese soltanto molto più in là nel gioco. Quindi voi immaginatevi un sistema pieno zeppo di androidi cattivissimi che vi vogliono uccidere e voi che dovete praticamente fare tutto il gioco in modalità stealth per non farvi beccare, perché è esattamente quello che è successo. Ora dove devo andare? Di nuovo qua. Ok, non era questo, qual è l'altro? Ok. Ok, qua devo prendere tutti quelli bianchi.
Ok, fa il codice, eccolo, qua ci deve essere, eccolo qua, vai! Sixon Communication. Ok, di nuovo questo, vai! Ok, vai, così sbloccato. Cioè, ma non ce l'ho abbastanza munizioni per tutta quella gente. Ho finito anche le granate AMP, EMP. Dove devo andare? Okay. Cioè, non mi dica che devo tornare giù nel nido. Ditemi di no, vi prego. Ah. Non ci sarei ritornato. Avvia lo svuotamento dell'area sala controllo del reattore. Quindi devo ritornare qui con tutti quegli alieni che mi incorrono? Che mi rincorrono? Va bene, proviamoci. Non è che per caso tipo ho dei pezzi per fare una di queste? No! Non ci credo. Una granata mi avrebbe fatto un sacco comodo in questo momento. Le granate in più ovviamente friggono i circuiti agli androidi. Io spero che questo nucleo non sia radioattivo per Ripley, perché altrimenti sarà un grosso problema. Gli androidi non ci sono più? Credo che era questa, vero, la zona che dovevo... Ok. Ci sono, e ora? No, qua ci deve essere tipo un terminale, allora. È qui. Forse quello là è un forse quello qua davanti. Dove devo andare? Avvia lo svuotamento dalla sala controllo reattore. Forse è sotto. Quindi devo prendere l'ascensore. Uscita d'emergenza non la posso utilizzare ancora, immagino. Batteria scarica. Speriamo che almeno con l'altra ho un po' più di fortuna e si carica la batteria. E dai, non ci credo, sono tutte scariche qua le batterie. Ho capito, via, devo andare nei condotti. Lanciafiamme nel caso un alien sia scappato dal nido. Beh, almeno fa luce il lanciafiamme, c'è da dire questo. Questa è proprio l'area tipo di una stanza di controllo del reattore, eh. Ve lo dico chiaramente. Vai! Avvia sequenza di svuotamento! Freccia su e giù per fare cosa? Ah, per trovare questa... No, non volevo fare questo. Allora, devo trovare tipo
questa sequenza di numeri. Due, quattro, cinque, cinque, sei, DR5. Riccardo, sto per distruggere. Tieniti forte. Ah, semplicemente devo andare giù. Datemi che soddisfazione premere. Che soddisfazione! Sì! Ammazzali tutti! Eccoli là! Guarda, guarda come corrono! Ma quanti so? Ce ne sono ancora alla stazione. Merda. Mi dispiace, Riccardo. Torno al dipartimento dell'ufficiale, Ripley. Ti prego. No! Sono ancora vivi! Pietà! Io non ho più neanche il lanciafiamme. Posso scacciarne due. Toh, al limite tre. Se proprio sono parsimonioso. Aspetta, Ripley, sta succedendo qualcosa di strano. Tu credi? Devi andare al centro medico. Ora, lo svuotamento del reattore sta ripristinando i sistemi di Sevastopol. Luci, navette, forse anche comunicazioni. Credo sia la nostra grande occasione. Vai, subito! Non abbiamo molto tempo. Io scendo nell'area comunicazioni. Va bene. Tipo un posto per salvare, solitamente sono qui. Eccolo. Ok, direi basta così per questo gameplay e a breve, se mi riesce, vi farò vedere come finirà questo gioco. Insomma, credo e spero che ormai saremo ai sgoccioli, anche perché questi alien sono ovunque. Devono morire tutti, sono troppo cattivi per permettere a questi alien di andare in giro da soli nello spazio. Detto questo, grazie per la visione di questo video e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!